fino al 25 giugno a Rovigo, a Palazzo Roverelle, è allestita la mostra Renoir, l'alba di un nuovo classicismo. È una mostra dedicata a uno dei grandi maestri dell'impressionismo, che è presente peraltro con alcuni capolavori di questa fondamentale stagione pittorica, ma che segue la carriera di Renoir anche successivamente, a partire dal fondamentale viaggio in Italia del 1881-82, nel quale Renoir entra in contatto con i grandi maestri della tradizione italiana e addirittura della pittura pompeiana antica. Quindi a partire dal 1882, e lo vediamo nell'immagine stessa che è sulla copertina del catalogo, la bagnante bionda, la pittura di Renoir evolve, mantiene naturalmente il colore impressionista, ma la pennellata cambia e cambia anche l'approccio, perché la donna raffigurata in questo dipinto, ma in generale le donne renoiriane, non sono più le borghesi parigine colte durante i divertimenti a Montmartre, ma diventano quasi dee, come esseri fuori dal tempo. E questa produzione matura e poi tarda della carriera di Renoir si rivela estremamente forte, innovativa, crea veramente un nuovo classicismo che al contempo si rifà ai grandi maestri del passato. Non a caso in mostra ci sono anche opere di Carpaccio, di Tiepolo, di Tiziano, di Rubens, a cui Renoir guarda, ma è anche appunto un Renoir che influenza gli artisti italiani della generazione successiva, ed è questo il motivo per cui troverete anche un Giorgio De Chirico dell'inizio degli anni 30, colto in una fase in cui appunto si ispira al tardo Renoir, Armando Spadini e altri. Quindi un modo nuovo effettivamente di considerare la produzione e l'arte di uno dei più grandi pittori della propria epoca, che prosegue anche oltre l'impressionismo, aprendoci sguardi e emozioni nuove.